calendario in prima categoria, girone D, ha riservato per l'ultima giornata di andata lo scontro tra due delle più accreditate squadre. Al salto di categoria si gioca al campo Castrum di Giulianova davanti a una cornice di pubblico di ben altre categorie. Dopo un avvio incoraggiante dei padroni di casa con una punizione velenosa di Martinelli ben respinta da Pompei, sono gli ospiti di Benigni a salire in cattedra. Prima è Di Stefano che semina panico nel cuore dell'area di rigore giallorossa, poi è Luigi Bizzarri che riesce a vincere il duello con Dezzi, scarica su Di Polito, palla deviata, Maneschi non trattiene del vantaggio New Club con Tamburrini, ospiti in vantaggio al 17esimo. Reazione dei giallorossi con Martinelli che si incunea nel cuore dell'area di rigore, proteste dei locali per un tocco di mano di Bizzarri, rivediamo al rallenti, effettivamente il tocco c'è stato, il direttore di gara non rileva la volontarietà e lascia giocare. Il Giulianova Annunziata ha una colossale opportunità per pareggiare i conti quando da uno svarione di Mirti di Gianluca si presenta tutto solo davanti a Pompei, conclusione affrettata e parata del portiere ospite. Sull'azione seguente dal rilancio dello stesso Pompei in profondità si invola Luigi Bizzarri steso da Maneschi, calcio di rigore e Tempestilli raddoppia con una botta violenta e centrale. 1-2 del New Club che fa malissimo alla squadra di Piccioni, ancora un'altra occasione per Di Polito, questa volta è bravo Maneschi a respingere, ne nasce un contestatissimo calcio piazzato dal limite e Di Stefano fa tris, superbo New Club che approfitta di tutti gli svarioni del Giulianova che a questo punto appare frastornato e concede ancora altre opportunità ai rossoblù di Benigni prima di andare al riposo. I giallorossi si rituffano in avanti a caccia del gol dell'1-3 e hanno un'opportunità con il proprio capitano Di Pietrantonio che combatte all'interno dell'area di rigore Sant'Egidiese e riesce ad arrivare alla conclusione a branca in presa Pompei. Molto più ficcanti però le discese degli avanti ospiti, vicinissimo Di Stefano alla doppietta personale, palla che lambisce il palo alla sinistra di Maneschi. Inizia la ripresa, entrano Piccioni e Poliandri ad aumentare il peso specifico offensivo dei giallorossi, ma dopo un tentativo aereo di Addazzi e il New Club a rendersi pericoloso, annullato un gol di Mirti per una scorrettezza ai danni di Bontà. L'episodio che può cambiare l'inerzia della gara arriva all'11esimo della ripresa, calcio di rigore fischiato dal direttore di gara per un contatto ai danni di Bontà, si incarica Fabio Poliandri, spiazza Pompei e accorcia le distanze, ora partita più viva, subito Addazzi di testa in tuffo, non trova lo specchio della porta, Piccioni mette al mezzo a palla, molto interessante Mirti, libera in grande stile. New Club è una squadra che oggi vuole ottenere i tre punti e prima con una girata di Ricci degna del miglior Van Basten, poi con la solita giocata di Bizzarri che non molla un colpo, serve Di Stefano, palla al centro per Di Polito da posizione favorevolissima, deviazione provvidenziale a salvare la porta giuliese. Solida punizione velenosa di Martinelli quando ci avviciniamo alla mezz'ora. New Club ora più spazi in contropiede. Il solito Bizzarri serve Ricci che fa tutto quello che vuole in area di rigore. Salta tre uomini, poi riesce a mettere al centro per Loddo. Colpo di testa alto. Eccessive le proteste di Bontà, 13 dal termine. Già ammonito, finisce la gara anzitempo. Il numero 10 giallorosso. Ora il New Club ha veramente tanti spazi, progressione devastante di Antonini, arriva fino in fondo, l'ultimo a mollare il capitano Di Pietrantonio, ma non c'è veramente più tempo, finisce 1-3, grandissima impresa del New Club Villa Mattoni. Presidente Mucciconi del Giulianova Annunziata, presidente, allora la stagione è fatta di tanti momenti, c'è il momento dell'esaltazione, c'è il momento di mettere la testa giù, oggi una sfida importante contro probabilmente la squadra più in forma del campionato, oggi l'ha dimostrato, davanti a un pubblico spettacolare, chiaramente è venuta una sconfitta,
figlia comunque anche di tante cause. Adesso con te magari proviamo a capire cosa non è andato oggi. Sicuramente quando si perde così è inutile trovare giustificazioni, perché bisogna fare un plauso alla squadra che ci ha battuti, che era messa meglio in campo, che ha giocato con molta più determinazione, che arrivava sempre due volte prima di noi sulla palla, atleticamente migliore, tatticamente migliore, uomini che hanno dato tutto, e quindi io posso solo che complimentarmi con il Villamattoni, ma non la scopriamo oggi come squadra. Sicuramente dobbiamo rimproverarci tante cose, dobbiamo lavorare, perché se uno pensa di vincere le partite con i nomi, non ci abbiamo capito proprio niente. Se uno non dà il cuore, se uno non ci mette l'anima negli allenamenti e soprattutto poi la domenica, qua possiamo solo che rammaricarci, però il risultato è giusto, giustissimo. Sì, sicuramente sono stati episodi che potevano cambiare la partita, però non è lì la sostanza della... La cosa che più mi dispiace è vedere, forse ci sono 500 persone, ma forse abbondanti, di più, abbondanti. Ma abbondanti, 600, 700 persone, 500, quello che so. E dare uno spettacolo così deludente della nostra squadra, ma noi siamo due o tre partite che purtroppo non rendiamo più come agli inizi, e bisognerà trovare il motivo, bisognerà lavorare, sicuramente stare vicini, ma allo stesso tempo far capire che chi indossa questa maglia la deve indossare con il cuore. E soprattutto devi impegnarsi per questa maglia. Se proprio vogliamo trovare delle attenuanti comunque alla tua squadra, presidente, un po' tanti assenti oggi, soprattutto tu, so che non vuoi parlare degli assenti, vuoi trovare alibi, e forse una cosa, parlavo anche con altri dirigenti di altre squadre che sono venuti oggi a vedervi, la pausa già è lunga, domenica non avete giocato e questo non vi ha aiutato, perché avete allungato il periodo di non agonismo, e questa è una parte importante alla ripresa, e poi si vede. Allora, fisicamente eravamo zero. Adesso ne parlerò pure con il mio preparatore, con il nostro preparatore, voglio capire un attimino a che cosa è dovuto, visto che non è la prima partita che purtroppo pecchiamo fisicamente. Sì, le assenze ci sono, ma abbiamo, ringraziando Dio, fatto una squadra di 20 titolari, quindi non mi piace prendere scuse. Io non sono un tipo che si nasconde dietro un dito, io sono un tipo che affronta la realtà, cerca di guardarla dritta negli occhi e trovare le soluzioni. Sicuramente le troveremo, dobbiamo essere bravi a farlo. Oggi è una batosta che ci deve insegnare tanto. Faccio di nuovo i complimenti al Villamattoni, perché veramente è una squadra ben messa in campo, fisicamente al top. Sicuramente non aveva persone come noi che non giocavano, indisponibili, però ecco, sono deluso della nostra prestazione, sono veramente deluso, perché oggi ci giocavamo una bella fetta di campionato e lo so che è lungo il campionato, ma oggi era molto importante. Sono uno che guarda avanti e si stira subito, ecco, adesso sì, sono un po' giù, ma sicuramente troveremo la giusta strada per tornare a guardare tutti con la testa in alto, e ce la metteremo tutto e dovremmo ricominciare da zero, e forse è meglio anche così, perché magari le sconfitte ti aiutano a crescere, ma adesso non abbiamo più tanto tempo da rammaricarci e da batterci. Adesso dobbiamo lavorare più di prima e trovare la retta via, perché io ho fatto di tutto, stiamo facendo di tutto come società per dargli tutto quello di cui hanno bisogno. Presidente del Villamattoni, dicevo inizio partita, ogni volta che vengo a riprendere la vostra partita è sempre un gradino più in alto. Oggi davvero una partita sfida al vertice, cambiato di prima contro il fortissimo Genova Annunziata. Non solo ci siete, ma le giocate anche in maniera esemplare, primo tempo spettacolare e poi nel secondo tempo avete gestito per questi tre punti fondamentali. Ma forse perfetti, perché trovare qualcosa che non va bene oggi non esiste, proprio complimenti vivissimi al mister che ha messo in campo una squadra proprio azzeccata e i ragazzi che di conseguenza hanno fatto tutto benissimo. Dicevo come prima, una partita emozionante, perché venire a giocare contro la prima in classifica e vincere 3-0 il primo tempo non capita tutti i giorni, e ci siamo tolti una bella soddisfazione. Riazzeriamo, ripartiamo per il girone di ritorno e ci siamo. Adesso questa ci deve dare la consapevolezza che dobbiamo giocare fino all'ultima giornata. Sì, non vi potete più nascondere, ora siete davanti a tutti, ma soprattutto le prestazioni sono di un certo livello. Avete trovato una quadratura, una completezza di rosa che probabilmente negli altri anni non avevate mai raggiunto così. No, questo è quello secondo me che ci dà la differenza, ci fa
ci dà il salto di qualità, perché comunque avendo 23-24 giocatori, e siccome si gioca in prima categoria una domenica manca uno, ci sono un sacco di infortunati e riusciamo a essere sempre competitivi tutte le domeniche, e questo non è da poco. Infatti oggi, non avendo fuori Porco, qualcuno ha acciaccato, chi l'ha sostituito in maniera più che degna, quindi ci siamo, lavoriamo, dobbiamo lavorare, perché già la domenica ci aspetta un impegno difficile a Casoli, però abbiamo un girone di ritorno con, non diciamo il favore dei pronostici, però che ce la possiamo giocare con tutti. Ultima cosa, un giovane presidente come te, una soddisfazione del genere, non so, cosa ti porterà di più di questo sabato splendido? Non so se i tanti tifosi che sono venuti qua al Castrum Giulianova, la prestazione esemplare bellissima di Bizzarri il giorno prima della partenza per l'Erasmus, o non so, dimmi tu, un'immagine che vuoi che ti porterai... È una bella cosa, c'era una bella giornata di sport, perché davanti a un pubblico del genere sembrava tutto tranne che una partita di terza categoria, di prima categoria. Ci siamo, una dirigenza giovane, io sono portavoce di altri che comunque svolgono un lavoro quotidiano che è duro, perché comunque non essendo navigati in questo mondo abbiamo ogni giorno delle difficoltà, però le superiamo, e oggi veramente emozionante. Poi Luigi Bizzarri che gioca una partita di queste, e poi peccato che da domani parte per l'Erasmus, veramente emozionante, è difficile chiedere di più. Walter Piccioni, tecnico e calciatore del Giulianova Annunziata, oggi partita importantissima, ma non siete al top, mister, non siete al top. Io dicevo anche con il presidente, probabilmente anche l'aver prolungato la pausa non vi ha aiutato, non giocare domenica, un po' di assenze, e poi la forza di questa squadra ospite che forse sta vivendo il miglior suo momento della stagione. Ma guarda, secondo me questi sono tutti alibi. Oggi il New Club è stato nettamente superiore, ha meritato di vincere, faccio i complimenti a loro. Abbiamo perso una battaglia e non la guerra. Sono convinto che una partita sbagliata ci può stare. Dobbiamo subito archivarla e pensare a mercoledì prossimo. Ripeto, oggi sono stati superiori, nonostante secondo me tre gol li abbiamo letteralmente regalati. Sì, ti abbiamo visto, soprattutto quando sei entrato in campo, voler dare proprio questo segnale, nonostante lo 0-3 del primo tempo, di non perdere i nervi, perché la stagione è lunga, comunque siete ancora lì in alto in classifica, quindi ci vuole molta lucidità, molta testa in questo momento. Ma sì, ci sta nel calcio, 3-0 primo tempo, la cosa che ho detto a fine primo tempo è proprio quella, di cercare di dare tutto i primi 20 minuti del secondo tempo per cercare di fare un gol come poi abbiamo fatto, perché nel calcio non si sa mai, soprattutto di non perdere la testa, perché nel calcio ci stanno anche gli avversari. Oggi si sono dimostrati nettamente superiori a noi, vanno fatti i complimenti, però per fortuna non è che il New Club oggi ha vinto il campionato, siamo lì attaccati al treno, abbiamo una partita in meno, dobbiamo solo rimanere sereni e tranquilli e ripartire mercoledì consapevoli della nostra forza. Eccoci con Luigi Bizzarri. Luigi, dal numeroso pubblico di Villa Mattoni venuto oggi, io non posso esimermi dal decretarti migliore in campo, perché comunque hai fatto una grande prestazione, chiamato al centro dell'attacco, grande aiuto per la squadra, sei entrato penso quasi in tutti i gol, per cui veramente complimenti. Poi una partita speciale per te, perché era l'ultima di quest'anno, da domani i tuoi impegni insomma di studio, lavorativi. Però va bene così, io ho dato il massimo come ogni partita e niente, il mister voleva questo, che davo una mano alla squadra, in più davo profondità, questo posso fare perché anche essendo piccolo non è che vado a proteggere palla, e quindi niente, sono felice per la vittoria della squadra e spero che questo cammino sia il più vittorioso possibile per la squadra, io ho fatto il mio meglio. Sicuramente hai lasciato un ottimo ricordo e soprattutto, come si dice nelle staffette, si lascia il testimone, ma l'hai lasciato bene insomma ai tuoi ragazzi che stanno facendo un grosso campionato anche quest'anno. Ti volevo chiedere, tu incarni proprio lo spirito Villa Mattoni, grande sacrificio, hai corso su ogni palla, davvero non hai lasciato nulla al caso oggi al campo, ci hai lasciato tutto fino all'ultima goccia di sudore. Sì, oggi era l'ultima, quindi dovevo dare il massimo e l'ho dato, più di questo non potevo fare, anche perché vengo da un infortunio appena finito, quindi niente, posso lasciare la squadra col sorriso.